abbiamo rinnovato l'accordo con nord vpn però giustamente loro vogliono vedere partecipazione vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato se utilizzate usufruite una, di una vpn ragazzi utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale punto esclamativo vpn in chat mi raccomando amici di twitch e di youtube sosteneteci anche in questo modo allora Kamala Harris avrebbe 4 punti di vantaggio su Donald Trump e quanto emerge secondo il, sonda il sondaggio, ce cioè posso far parlare oggi, di PBS, NPR, non so se si leggano così, e Marist. Per PBS, trasmissioni di pu servizio pubblico, NPR, radio nazionali pubbliche, ah ok, ora è chiaro, e l'istituto di sondaggi Marist, che gestisce i suoi poll nel campus del Marist College di <ride> Palf uh, Kipsi, Città dello Stato di New York, speriamo si regga così, o po' fixy. Vabbè, quello. Eh, il vicepresidente ha il 51% dei consensi contro il 47% di Trump. Il vantaggio, se così fosse confermato, è maggiore del margine di errore di 3,5 punti percentuali. Ma non ti preoccupare, Rest Matrix, Trump sicuramente salverà il mondo, soprattutto il mondo. Se siete preoccupati, si preoccupate Ok, fatto. Ah, okay, okay. Bene. Qui vediamo un po' di cosucce anche di u Negli ultimi giorni sono usciti due sondaggi molto attesi negli Stati Uniti e l'esito che ipotizzano ha fatto molto discutere. Intanto Ann Selseri, i sondaggi in Lowa sono rinomati per la loro accuratezza, ha stimato Harris avanti di tre punti su Trump proprio in Lowa. Iowa. Iowa. Ah, è quello che sbaglio sempre, è vero, scusate. Tranquillo. Chiedo scusa, chat, non mi insultate. Peraltro fa per ridere perché hai una lente scurita e l'altra chiara, quindi sembri tipo... E c'è una lente una no. <ride> perché sono uscito un attimo in balcone per dire al Corriere dove dovevo andare, però ho affacciato solo una parte della testa. <ride> sì, c'è una lente scura e l'altra no. Iowa. Grazie. Iowa. Bene, vediamo un po'. Nel 2020 in Iowa Donald Trump vinse di 8 punti, mentre in questo sondaggio Kamala Harris sarebbe avanti del 3%. Si tratta di un dato sorprendente perché l'Iowa è considerato uno stato saldamente in mano a Trump. Inoltre, questo shift, anche se fosse sopravvalutato, potrebbe suggerire uno spostamento a sinistra anche in altri stati del Midwest. Questa volta, veramente in bilico. È uscito anche l'ultimo sondaggio di Siena College per il New York Times. Lo scenario delineato è molto incerto, ma con Harris davanti a Trump in tre stati del sud e in Wisconsin. Se finisse davvero così, ma i margini sono minuscoli, Harris vincerebbe. Secondo Il New York Times Harris ha recuperato nel sud, ma è tutto incertissimo. Fra parentesi, il numero di grandi elettori assegnato da ciascuno stato. Come vedete, sarebbe un 274 a 230, con un pareggio. Diciamo in Pennsylvania e Michigan. Wisconsin con un più due per Kamala Harris, Arizona più 4 per Trump, North Carolina, Georgia e Nevada. Invece vedrebbero vincere Kamala Harris. Hai capito? Chi no, ha ragazzi, capito ha perso, cazzo. è troppo per <ride> Stanno dirlo. ancora votando cosa ha perso. Grazie In Aset. miniera, in miniera. Qui anche abbiamo qualche altro sondaggino, chance Mc di Miniera vittoria, che... Harris 50% più 0.4% su Trump che è al 49,6%. Tra l'altro ci sono anche le scommesse, ragazzi voi che siete dei nerd, sapete sui siti di scommesse come stanno le quote in questo momento, che da lì anche possiamo avere delle informazioni. <ride> Stavo vedendo se insomma, erano uscite altre notizie relative alle elezioni, comunque leggevo che un po' tutti confermano quello che pensavamo, che aveva detto anche il buon Matteo Zullo, ovvero che per avere il risultato definitivo, se come tutti pensano sarà un test a testa all'ultimo voto, non sapremo niente di definitivo questa notte, ma probabilmente neanche domani mattina, dovremo aspettare quantomeno il pomeriggio sera di domani. Ed è il motivo per il quale abbiamo fatto anche la maratona domani, farla oggi non avrebbe avuto senso perché non avremmo avuto i risultati. Ritengo che sia bello essere in diretta quando, insomma, si saprà più o meno chi ha vinto. Per viverlo, per viverlo non insieme problema, con mondo. emozione minuto per minuto. Mamma mia. Veramente eh. Vedremo, vedremo che succederà. Ah, ci sono alcuni stati che iniziano prima, altri dopo, perché come sapete, negli Stati Uniti c'è anche il fuso orario, ragazzi, che è differente da paese a paese, quindi di esatto. conseguenza in alcuni stati finiranno prima di votare, in altri finiranno qualche ora dopo, e quindi eh, non finiscono tutti insieme gli spogli, chiaramente. Esatto. Ci saranno paesi che considerare... ci metteranno delle ore in più. Sì, poi c'erano quelli che hanno il voto anticipato, il voto esatto. via posta, quindi ci sono pure diverse modalità di voto, poi ci diceva Matteo che in alcuni stati sono un po' più lenti, um, quindi probabilmente non, non arriveranno notizie prima di domani sera, quindi ecco, non è facile, cioè, dovete pensare che comunque, sono 50 stati. Ho letto che c'è anche già la Guardia Nazionale, comunque pronta per eventuali tafferugli. Sì, ma perché poi, cioè, mh, vedevo questa, mi sa, era un post sempre su Twitter, non mi ricordo chi l'ha scritto, comunque qualcuno del, che è venuto anche ospite da noi, credo, che dicevano, eh, se dovesse vincere Trump ha vinto la democrazia, poi se dovesse vincere Harris, però è sbagliato perché eh, sicuramente ci sono i brogli e quindi doveva vincere Trump. Quindi, vabbè, vedremo che cosa succederà, insomma. Sicuramente ci vorrà più tempo, poi loro hanno delle modalità di voto diverse, quindi magari sicuramente da quel punto di vista riescono a velocizzare le procedure, però ecco ci vorrà tempo quello sicuramente. Oggi al voto con la sfida Tramparis tra veleni e tensioni, si prevede un test a testa fino all'ultimo, occhi puntati sui sette swing state, poche migliaia di voti potrebbero essere determinanti. Possibili tensioni e colpi di scena, Casa Bianca e Congresso blindati, pronta anche la Guardia Nazionale. I risultati del voto arriveranno nella, nella notte tra oggi e domani ora italiana. maratona Sky, vabbè. Sì, ci stanno parecchie maratone, ho visto. Vabbè, ma la nostra è più bella, dai. Beh, ovvio, ovvio, anche perché siamo gli unici a farla domani. eh? Quindi... eh siamo gli unici intelligenti, visto che eh. Eh, domani si saprà chi ha vinto. Anche perché esatto. al, eh, nelle Hawaii, per esempio, eh, credo per il Fusurario finiscano di votare alle 6 di mattina, quindi voglio dire. No, sì, vabbè. Abbiate pietà di noi, <ride> cioè, veramente. Va bene, amici. Io direi che per, per adesso è tutto, ma alle 23 torneremo qui questa sera con Matteo Zullo per iniziare a vedere l'andamento del voto con i primi dati eh, di affluenza e tutto il resto. Adesso non c'è niente da dire, quindi è inutile stare qui a parlarne. Quindi stasera ore 23 qui su Twitch, non mancate con Matteo Zullo carichissimo, carichissimo. E poi ci vediamo domani alle 13 per la Maratona Suprema su YouTube, mi raccomando. Quindi stasera 23 qui su Twitch, domani dalle 13 su YouTube, con tutti gli ospiti. Ah, domani siamo su YouTube. Sì. Ah, ok, ok. Top. Ci vediamo stasera, grazie Franci, grazie a tutti. Grazie a tutti.